Ospite quest'oggi degli studi di Aprodo News, l'avvocato Sergio Laganà, coordinatore provinciale dell'Alleanza per l'Italia, la formazione che si ispira a Rutelli e che anche in provincia di Reggio sta organizzandosi in vista delle prossime scadenze elettorali ed in ogni caso per affrontare al meglio le grandi emergenze che si riconnettono al comprensorio reggino e non solo. Un momento particolare questo per la politica italiana, dallo scandalo di Rubbia al film di Albanese, la classe politica un po' alla berlina. Ma la classe politica va alla berlina ogni volta che non è all'altezza del ruolo che deve svolgere. Se smette di governare processi di sviluppo, di selezionare i migliori interessi, di dare rappresentanza ai bisogni che ci sono e quindi dare risposte, è chiaro che si va a parlare di Rubbi o si va a parlare di Getto la Qualunque. E la satira è sempre un fatto positivo perché sdrammatizza, perché ridicolizza, fa rientrare nei giusti termini tutti quelli che si sentono padreterni solo perché hanno un po' di potere e quindi è sacrosante, è dissacrante e deve svolgere questo ruolo. Il dato che rimane è l'assenza di politica rispetto ai temi principali del paese e quindi siamo ogni giorno occupati sul balletto di Rubbi piuttosto che sull'ultima ballerina che frequenta Arcore. Ma prima di Rubbi ci sono stati tanti altri balletti, la casa di Monte Carlo, altri scandali, cioè la televisione, i mezzi di informazione sembrano quasi pronti a propinare di scandalo in scandalo per distrarre l'attenzione dai veri problemi del paese. Ma c'è da dire questo, che purtroppo l'informazione non è una critica ai giornalisti o alla stampa, però l'informazione a volte cavalca il gossip, il gusto della ricerca, del pettegolezzo, il paradosso e altrettante volte non dà invece un'informazione sulle cose positive che avvengono. È molto più facile fare informazione su uno scandalo o su qualcosa che desta scandalo piuttosto che raccontare molto più annoiatamente le attività parlamentari piuttosto che altre vicende positive che accadono. È chiaro che da questo punto di vista c'è uno scarto che va recuperato perché vanno valorizzati i messaggi quanto più possibili positivi, senza nascondere nulla, senza censurare nulla. Un'esigenza di fare giornale e quindi di non cavalcare le onde emotive. Penso per esempio, tu sei un avvocato e capisci perfettamente quello che dico, credo che siamo d'accordo sul punto, i processi che si fanno in televisione, ma non se ne può più, è una cosa scandalosa. Il processo ha un rito e quel rito è garanzia della ricerca della verità processuale. Il tentativo di fare spettacolo e spettacoli importanti di importanti trasmissioni televisive nazionali sulle miserie, sul dramma e sulla ricostruzione di un fatto spesso che è un fatto di sangue è qualcosa di aberrante. Non si riesce mai a ricostruire la verità in questo modo, ma si turba la verità processuale. E quindi questo modo di fare informazione io personalmente non lo condivido. Credo che molti italiani non lo condividano e soprattutto siano diventati ormai stanchi di sentire le vicende da Vetrana in avanti e tutti gli altri fatti di sangue, trasmissioni dove dei giornalisti che non sono avvocati, ancorché dei grandi professionisti, si vanno a sostituire ad avvocati e a giudici alla ricerca di improbabili verità televisive. Ma questo è un aspetto del problema. L'altro, prima si parlava un briciolo di potere, quel briciolo residuo di potere che avevano i cittadini, ovvero sia quello di scegliere le persone da cui farsi rappresentare, è venuto meno. Alleanza per l'Italia prima o poi riscoprirà un'anima un po' così vicina alla piazza, con banchetti, con raccolte di firme, con referendum, o forse anche dal versante diverso opposto a quello del Popolo della Libertà
tutto sommato fa comodo avere liste blindate per essere sicuri di chi si porta in Parlamento, privando i cittadini del potere di scegliere i deputati? Ma rispondo in due modi. Il primo è che Alleanza per l'Italia, per esempio proprio qui a Taurianova, grazie agli amici del circolo locale, Antonello, Anna Maria Cordopatri, Antonello Lucisano e tanti altri, i banchetti in piazza l'hanno fatti, per esempio per raccogliere le firme per la realizzazione dell'ospedale unico. Noi crediamo molto nella mobilitazione dal basso e d'altra parte in una scala di responsabilità che va dal parlamentare poi incarnato da Cettola Qualunque rispetto alla domanda precedente piuttosto che dal consigliere comunale, non è esente di responsabilità il cittadino, perché il cittadino ha un ruolo enorme non soltanto al momento del voto ma anche al momento del controllo, della formazione di una opinione che poi assume corpo sul piano collettivo ed è definita per questo motivo opinione pubblica, con un'opinione pubblica che ha una scala di valori e che censura o approva. Allora, se questo esiste, la politica deve corrispondere. La politica e la classe politica non è altro che lo specchio della società e delle comunità che elegge quella classe e quella rappresentanza politica. Io non credo che ci sia un mondo distaccato tra società cosiddetta civile e società politica. La società politica è rappresentanza della diretta espressione della società civile. Cosa voglio dire? Voglio dire che se nella piana fino a poco tempo fa, e ancora qualcosa si ritrova purtroppo in giro, c'erano molti comuni sciolti per mafia, al di là del merito e delle persone, delle storie delle personali, non è questo che mi interessa sottolineare. Io penso che a volte ci possono essere anche errori su questo. Ma se c'era un fenomeno per cui 7, 8, 9 comuni, i comuni più importanti della Piana di Gioia Tauro, sono stati sciolti per mafia, ma è solo colpa di quegli amministratori? Oppure quelle comunità, quei cittadini, quegli elettori che sono andati a votare non hanno saputo selezionare la propria classe dirigente? E allora i cittadini di quei comuni sono esenti da responsabilità o da colpe? Oppure il dato poi è più complesso e articolato e andrebbe indagato sotto il profilo della correttezza del rapporto elettore-eletto e quindi del consenso elettorale per come si forma? Se ognuno di noi si vende l'anima, poi alla fine abbiamo una rappresentanza che si fa sciogliere per mafia o che fa i propri interessi. È un discorso molto interessante che andrebbe approfondito con spazi di tempo molto molto più ampi, perché si riconnette alla stessa validità di questo sistema elettorale che alla fine consente la formazione di consigli comunali fortemente condizionati da nuclei familistici, non intendo dire familistici di malaffare o mafiosi, famiglie numerose che riescono con il gioco delle maggioranze ad avere consiglieri comunali anche con poche manciate di voti, e quindi si va a falsare anche là il criterio della rappresentanza: più voti più rappresenti i tuoi cittadini, e invece tutto questo non accade sostanzialmente e si arriva a maggioranze un po' così. Ma io credo che una valutazione che va fatta nella selezione della classe dirigente sia necessaria, perché senza una classe dirigente che sia politica, che sia professionale o che sia manageriale delle imprese e quant'altro, senza una classe dirigente che abbia una capacità di lungimiranza nel cogliere determinati fenomeni e nel governarli, noi non andiamo da nessuna parte. L'esempio anche di Gioia Tauro è questo. Non andiamo da nessuna parte, non governiamo processi di sviluppo e perdiamo chance e occasioni. Questo è il dato. Come si seleziona una classe dirigente? Si può fare un vademecum da gente che è disinteressata, che non ha bisogno della politica per avere una realizzazione, che non ha bisogno della politica per avere un posto di lavoro. Io personalmente, come partito, per dire che a ognuno di noi ha una responsabilità che va esercitata, in questi giorni sto cercando di costruire le liste elettorali per la provincia e il comune di Reggio Calabria. Devo dire
che quando ad un invito che formulo ad una persona, che magari anche stimo, o che conosco per la prima volta, mi viene risposto: ma io che cosa ne ho in cambio? Oppure ho un'esigenza, e questo dato è un dato prioritario rispetto alla scelta se impegnarsi o meno in politica, beh, per me quella persona con me non si candida sicuro, col mio partito può stare certo neppure. E questa è una, già un'affermazione di principio che, ecco, comincia a porre uno steccato rispetto alle formazioni stile Cettola Qualunque, tanto per restare in tema. Ma venendo a Gioia Tauro, la crisi si fa sentire sia a livello industriale con l'area del porto, sia a livello agrumicolo. Il tempo passa, gli agrumi si perdono, gli agrumicoltori piangono, gli imprenditori del porto hanno grossissime difficoltà, si è arrivati a non avere per 36 ore navi in approdo nel porto. C'è un movimento estremamente importante che finirà per penalizzare le attese di sviluppo dell'intera provincia. Guarda, in questo momento lo scenario sta cambiando, è paradossale, ma è proprio frutto di quella politica globale e locale che noi dobbiamo riuscire a cogliere. Port Said è in crisi, hanno bloccato le navi, hanno bloccato il porto, l'Egitto è in rivolta e si manifesta in Egitto come in Tunisia una instabilità politica che 2 anni fa, 3 anni fa non era prevista. Oggi, proprio nelle ultime ore, cioè proprio parliamo di oggi, si registra il mutamento di uno scenario che potrebbe volgere positivamente di nuovo per Gioia Tauro. Noi dobbiamo essere immediatamente pronti e preparati per far sì che uno scenario del Mediterraneo, quindi con fattori che dipendono, non dipendono da noi, lontanissimi dalle nostre capacità di incidere, venga a nostro favore e si strutturi una politica perché si ottengano risultati a ricaduta rispetto a questo. Quindi voglio essere più chiaro. Da un lato noi abbiamo uno scenario che fino a 3 giorni fa ci dava in crescita i porti del Nord Africa, in grande concorrenza per tutta una serie di fattori: il costo del lavoro, le tasse d'ancoraggio, le accise per esempio sui carburanti e quant'altro, competitivi rispetto a Gioia Tauro. È chiaro che se c'è un vettore che va in Africa, nei porti del Nord Africa, e non paga tasse d'ancoraggio, quello stesso vettore a Gioia Tauro paga 4, 5, 6 milioni di euro l'anno di tasse d'ancoraggio, ecco che Gioia Tauro è fuori concorrenza, è fuori mercato, no? È privata. Se a questo aggiungiamo ad esempio il costo del lavoro, è un'altra cifra considerevole di questa stessa entità, se non di più, anzi certamente di più. Però è chiaro che Gioia Tauro, al di là del dato dell'essere baricentrico e quindi comunque di una appetibilità oggettiva geografica che mantiene, e questo non ce la toglie nessuno, manco il parato del Padre Eterno, Gioia Tauro però può ritornare ad essere appetibile anche per una problematica di sicurezza politica, in questo caso di stabilità politica, che riscontra invece una instabilità nei porti del Nord Africa. Allora, Alleanza per l'Italia, oltre a parlare di Gioia Tauro, io ogni tanto intervengo anche sui giornali, assumo una posizione politica, sono presente nel porto, siamo stati in settembre con l'onorevole Tabacci e il senatore Bruno in delegazione a Gioia Tauro proprio per manifestare una vicinanza, eccetera. Oltre a fare le passerelle, però, noi abbiamo presentato alcuni emendamenti proprio per l'abbattimento in sede di decreto mille proroghe, che proprio da oggi prende avvio come discussione e verifica in Senato. Abbiamo presentato degli emendamenti